il movimento si sta sgretolando, si sta letteralmente collassando, secondo me. Vorrei sapere perché non alzate la testa e non lottate almeno per contribuire a cambiare qualcosa in meglio nel movimento, ossia migliorando la trasparenza vera interna e non accettando più le imposizioni dall'alto che ci sono, non prendiamoci in giro, ci sono. Provare a cambiare veramente, cioè, qualcosa dentro questo cazzo di Movimento 5 Stelle, dico e chiudo qui, secondo me purtroppo falso. Però stiamo giocando con le persone che hanno dato l'anima e il culo per anni, ok? E hanno tolto tempo alle famiglie, hanno speso soldi, si sono veramente fatti il mazzo e non meritano un movimento così. Quindi Rizzetto, Iannuzzi, vi chiedo per favore aiutateci a cambiare questo cazzo di movimento in meglio. Grazie. Prima Rizzetto e poi Iannuzzi. È arrivato ancora qualcuno però che dice che il verbo non si può contraddire, il verbo non si può toccare. Ci deve essere secondo me, una sollevazione di parecchie persone per poter cambiare le cose. Però credetemi, noi veramente, non so se Christian confermerà questo dato, ma penso proprio di sì, ce l'abbiamo messa veramente tutta per cambiare da dentro il movimento e per cercare di non fare tanto casino all'esterno. Ti posso dire che noi continueremo al netto del fatto che io, ripeto, negli ultimi 6 giorni sono stato messo sul blog 2 volte, quindi può anche essere, insomma, che in un qualsiasi momento succederà qualcosa. Io voglio far capire a quelli che ci ascoltano, la gente che ci crede davvero, che noi ci crediamo ancora e dobbiamo capire cosa fare tutti quanti per ripartire, se si può, ovviamente, perché poi Si Cristian, deve, vuoi dire qualcosa? c'è il paese in ballo. Noi stiamo chiedendo ai portavoce di stare con noi. Il movimento non deve essere un prodotto della Casaleggio Associati, deve essere uno strumento in mano ai cittadini, Sì, ma alla infatti base. abbiamo veramente rotto le scatole per riportare un pochino al centro la palla, per dire qua c'è un popolo che sta fuori e che non, con cui non riusciamo a interagire, le decisioni vengono prese in un modo che non capiamo, perché è passata la linea. Purtroppo io mi dispiace, che non voglio darvi un colpo forte, però purtroppo ce l'hanno fregato sto movimento, secondo me ce l'hanno fregato dal momento che ha vinto la linea del marketing a quella del valorizzare i contenuti, a quella del valorizzare gli attivisti che veramente operavano sul territorio, invece sono stati valorizzati quelli che cliccavano il like e un video su una pagina web. Quindi quando si è andato trasformando quel movimento di quelli che cliccavano mi piace e quelli che scrivono futilmente alle battute, automaticamente piano piano le persone, piano piano i pensanti, siamo diventati sempre di meno gli attivisti pensanti. Io faccio fatica perché a Latina un gruppo un po' attivo c'è, ma siamo sempre di meno in Italia, perché la gente che ci si è impegnata per tanti anni, però piano comincia a perdere fiducia.